Ciao a tutti e bentornati in questa mini serie Let's Play. Let's Play che, come si può intuire, riguarderà lo spin-off Uncharted, l'eredità perduta. Allora, secondo episodio, ma terzo capitolo. Ritorno a casa, si chiamava così. Proprio ce l'avevamo lasciato lì. Allora, vediamo un po' cosa bisogna fare. Okay, vado a Boaz. Oh, vai, no, no, vado, no, 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 si muore. Ah, si va di là nel fango. Il rampino, sì, si chiama così, la fune, vabbè. Il rampino penso sia la prima cosa che va sparata, ecco. Ecco, come si torna, tieni premuto. Ah, ok, con L1 si torna su, insomma, si sale. Ok, lungo la... Ah, devo per forza oscillare, eh. Se si potesse solamente, cioè, si poteva anche tornare su tranquillamente, invece no. Eccoci qua, boh, ce l'ho fatta, sì. Pensavo di essere morto. Sono qui. Eccoci qua. Comunque, come è successo per pura casualità, abbiamo le... cioè, perché l'ho scoperta appunto per pura casualità a fine video precedente, abbiamo le pistole, infatti, PCR2, sparo. Via, c'è da guidare? Certo. Vai. Vediamo un po'. Via. Godiamoci il viaggio in tranquillità, ok? Ma dice sì, vediamo cosa succede. Ho una domanda. Godiamoci il viaggio in tranquillità. Cominciamo bene. Come sai che la zanna è ancora lì? Se qualcuno l'avesse trovata, sarebbe finita in un museo, no? E non ricordo di aver visto questo. Grande rifumaggio. Dobbiamo salire più sopra, non ci si trova. Neanche se fossero gli oggi. Sì, sì. È colpa del loro ultimo re. Era 4x4! Questo attirò le attenzioni dei personaggi. Ehi, un convegno di elicotteri. Vai, oddio. Ce n'è a mano, quadrato. Allora, c'è mai da scendere. Forse c'è un po' di là. Vedo l'assistita, ok, vabbè. Quindi va bene così. È rinfrescante. Grazie. Avresti potuto avvisare. Che musone sei. Allora, è bello vivere all'aperto, no? Lontano dalla città. Io, come ho fatto anche nell'altro video, per ora sto andando allo scazzo, a istinto. Spero di azzeccare la strada e di non tornare indietro, magari. No, direi di no. Rovine Orsola proprio in mezzo alla strada. Le capitali antiche. Che cosa abbiamo? Alebidu e Belur. Pensavo fossero Ganesh e Shiva. Vedo che sei stata attenta. Ganesh era il guardiano di Alebidu, la più recente delle capitali Hoysala. Shiva, il guardiano della capitale precedente, Belur. Belur. Le incisioni sono magnifiche, ma non sembrano mura fortificate. Il rione degli scultori, da quel che vedo. Siamo ancora in periferia. Non pensavo fosse un'archeologa. Quello era mio padre, veramente. Io sono solo una ladra, ricordi? Ehi, la nostra auto ha un verricello? Sembra di sì. Ottimo. Allora ci penserà lui a queste porte. Vuoi buttarle giù con la forza? L'idea è quella, se non hai la dinamite. Qui comandi tu. Lo prendo come un no. Quindi allora, sicuramente infatti c'è da prendere il vericello lì, attaccarlo alla porta, credo, o comunque ancora, ah no, a lì. Ok. Così dovrebbe andare. Oddio, dì, eccoli, vai. Via, si, ora si spara, Bello, dì. Dì, ho messo la mira assistita. Dì, ragazzi, su scherzo, ho detto, ho visto il video precedente. Mi dispiace. Andiamo, finito? Sì. Beh, ok, l'area è libera. Ora la allora, marcia in regola è con L2, no? Sì. Un po'. Tira, 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 tira. Ale. Vai, vai, vai. Ad ecco fatto. Dammi un secondo. Via. Ti aspetto. Ah, ok. Se ha detto sì vuol dire che ci si può andare anche in macchina e forse era meglio. Ma da dove si sale eventualmente?
Ah no, eccola via, hanno fatto le porte, non avevano usato tipo una rampettina per salire. Meglio, se si va più veloce. La camminata non è così svelta, vero Chloe? Sei silenziosa. Sono solo sorpresa. Mi aspettavo avessi più rispetto per la storia. Hai devastato un'antica rovina indiana. Nel nostro campo... Torni indietro o vado avanti? Non mi so, no? No, non sto andando avanti. Aspetta, sì. Qui? No, qui sono tornato indietro. Come si arriva? Sì. Addio, pipistrelli! Sono enormi topi volanti. Beh, in realtà no! Sì, lo sono. Sono più simili ai lemuri e ai primati. D'accordo, verificherò. Vai, 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 ci si fa, vai. Finalmente! Ci si fa. Vai! Vai! No! Aspetta, ci si riprova. Oddio, vedi se fallì la prima volta vedrai anche la seconda. Invece no! Almeno, credo. Sì, ok. Vista. Merda. Si è portato dietro un battaglione e altri potrebbero essere già dentro. Boia. Ehi, sono lusingata che ci prenda tanto sul serio. Dobbiamo entrare in quella porta. Ma perché okay, parla tutto comunque, così? Perché? Cazzo, mi parla normale. Hai un piano? Sì. Certo. Il piano è andare e farci ammazzare. Muoio di schiaccio, ci si prova. Den botta si fa ora, come si muore lì. Come si muore, ragazzi. No, aspetta. E se facessi. Oddio, aiuto, perché devo andare? Tipo, non so, il giro in macchina e arrivassi dove devo arrivare. No, un po' di sotto. Boh, io ora sto facendo. No, scendiamo, via. Ammazziamo una volta. Più o meno. Non ti è piaciuto? Allora, però non si vede nulla, almeno, non qui. Qui? Oh, allora c'è un ciccino lì, vai. Vai, ed è morto. E uno. Ora mi viene, sì. Oh, mi spara, andà. Da lassù. Che mira, ragazzi. Vai. Dio buono, Dio buono, Dio buono. In finale, ma perché? Munizioni! Munizioni! Bello, bello di no, ho visto anche per l'arte, vabbè, meglio di nulla, è fatto sparare in questo. E che il fallo è di. Non è continuo. Mi piace un po'. Dopo ho letto anche un'altra cosa, vediamo cos'è questa? Era moglie però, non sono troppo esperto, non me l'aspettavo così tanto. No, in realtà forse sono finiti già tutti. No, scherzavo, ho sbagliato, ho detto cazzo. Allora, calma. Uno. Vai. Ce n'è un altro, sono sicuro. Fanno sempre comodo per il Linzas. Ok, quindi ora dove devo andare? Qui dentro cos'è? Niente, solo per eventualmente pararci. Quindi vediamo un po' dove devo andare. Devo riprendere la macchina, secondo me, intanto. Dov'è la macchina? Sì, sicuramente, ma che portale? No, dov'è la macchina? Ma ero sceso soprattutto.
Non ricordo più. Eccola lì. Sì, ho capito. Intanto fammi arrivare la macchina, poi guardiamo di vedere questo portale, perché per ora non ne ho visti. Vediamo. Se mi guidi te, Nadine, mi faresti anche un favore, perché io questi portali non ho visti. A meno che... Guarda, ho fatto tutto. È questo qui, ok, quindi sarà da salire. E credo che si possa salire direttamente dalla porta. Vediamo un po'. Esattamente, incredibile, incredibile. Mi meraviglio di me stesso. E sicuramente, ora la dio, vediamo se la azzecco. Bisogna essere in due per fare una serie del genere. Vedete? No, ho detto cazzata. Niente, poteva andare sempre bene. Apriti il sesamo! Ok, puoi entrare. Devo... no, forse non devo cascare, forse mi faccio del male. Però non vedo altra scelta, allora io salto, eh. Attenta, come sempre. Ok. Boia, proprio sulla macchina. Sono capace di guidare, sai? Certo, tesoro, ma preferisco guidare io. Capitolo 4. I gati, penso si pronunciano così, occidentali. Abbiamo un vantaggio. I tre simboli. Guardiamo la mappa. Ok. Vediamo la mappa. Dovremmo essere qui. La aggiorno mentre procediamo. Cellulare. Cosa vuol dire? Boh. Forse magari... Guardiamo la torre. Mi servirà... Scommetto che si vede tutta l'area adesso. Come Drake c'aveva il libricino, diciamo, no? L'agendina. Invece il cellulare, più tecnologico. Si può saltare? Che salto non c'è. Ok, tengo gli occhi aperti per la salta. Ottimo. Tampi lì così, in realtà non ti bombardano. Invece dovrebbe, non possiamo più contare sul fattore sorpresa. Non credo mi si aspettasse molto da te. Aspetta, era un complimento. Sembrava quasi un complimento. I suoi uomini sono un branco di idioti, ma Asaf. Dobbiamo restare alla larga. Non ho mai capito il fascino degli uomini come Asaf. È semplice. Si rivolge ai deboli e li tenta con il potere. Offre loro uno scopo. Uno scopo? A me sembrano tutte cazzate. Io continuando di qua, Come sei finita invischiata con Asaf? Uno scopo? Preferirei non parlare. Spanne, direi che è un debole per te. Non me lo ricordare. Si è dimostrato utile al tempo. Io sto andando, ma parecchio allo sbando, sinceramente. Devo farti ubriacare? Non c'è abbastanza acqua. E credo che in realtà mi dovrei fermare a vedere qualcosa, o almeno che devo raggiungere quella torre lì. E... boh, provo ad andare di là. Sembra intatto. Ma quale? Non, boh. Non andare dritto, eh. No, io ripeto, secondo me. Ok, questo. Sei tu l'esperta militare. Sì, no, qual però è la comunque secondo me. Ha diviso le sue truppe per bloccare ogni via d'accesso. Forse mi devo fermare e esaminare svariate. Tu cosa avresti fatto al posto però di Però non sono sicuro. Oltre a tagliarmi la barba. Basta solamente seguire la strada. È che vedo tante ossa avrei che magari tutto il lavoro possono che essere diciamo più no, esaminati, barre esplorate. Esplorate, no, niente. Siamo arrivati lì. Uno dei camion c'è un bel camion. Mi sembra tranquillo. Dico che camion che non ma nemmeno furgone, un qualcosa di Asav. E la macchina però non ci può più andare. Ne scende un interessante motivo circolare. L3. Ehi, guarda. Vai, c'è da ricaricare un'altra volta. Il dio della distruzione, giusto? Vieni. Sì. Devo fare qualcosa lì o devo prima prendere. No, devo prendere il verniciallo. No, vai indietro, guarda. In realtà vado indietro, però non voglio salire.
Può funzionare. Deve funzionare, la fa solo così. Ora sta a vedere. No, niente, se vuoi dire, sta a vedere, tiri le porte e li fa tipo la rampettina, ma in realtà sai che questa volta non ci passa la macchina. Vediamo un po'. Ma abnorme, hai visto che c'è la via? Oddio. Aspetta che di solito sono anche più lunghi. Ok. Via. Tira. Andiamo bene. Per te cos'era questo posto? Difficile dirlo. Una fortezza. Non ha la struttura del tempio. Ok, entriamo. Oh, Salah contro la tigre. Non sembra uno scontro alla pari. Vinse Salah, in realtà. Per proteggere il suo guru, uccise la bestia con un colpo solo. È l'origine del nome Oi Salah. Oi vuol dire attacco nella loro lingua. Decisamente di va a sinistra. Allora, io devo saltare una di sotto. No, non saltare. No, invece mi sa che si spacca. Stai bene, Fese? Sì, a posto. Vieni giù. Ok. No, mi fa un pro, però andà. Cioè, mi farebbe. Fossi lì, mi farebbe pro far bagno. Mi fa proprio pro questa qua. Super fiato, super polmoni. Devo salire qui? No. Dove devo salire? Di là. Qui. Insomma, siamo arrivati alle pozze di Marbacco. Per chi conoscesse la zona. Arte battuta fistere mai. Questi serviranno. Yeah. Prendi la tua, te. Mi correggo. La nostra attrezzatura. Un chiodo da roccia. Sì, per usarlo com'era? Ok. La ruota, questi chiodi da roccia. Che per fare un saltino di 2 centimetri. No, vai. Pa! Vai, fate il trincio. Ma tanto mi sa che devo andare in acqua, no? Forse no. Ma vedrai. Boh, va in acqua, eh. Vabbè, cioè non mi hai bisogno di immergersi, però. Beh, se è più grande si fa così. Vieni, mi ci diverto ora. Cioè, può essere una palla, ma allo stesso tempo è divertente. Si posso buttare per l'arte in acqua, ma non hanno senso, perché non è che viene. Quindi, niente, direi di iniziare a sparare. Ma se i dubbi sono più grandi. Aspetta. Però sono più rimossi, non voglio più. Sono un po' Ezio, non hai visto. No. Ciccio questi stessi. Fatti vedere. Vabbè, vengo io. Vengo di te, vengo io. P90 mi sembrava molto aggressiva come arma, però non mi ispira una sega. Preferisco le civeste. Allora, è fatta, sì. Non, hai fatto troppo, Nadine, non ti preoccupare. Dove devo andare ora? Dai, devo salire qui. Via, chiodo. E via. Oddio. Questo che diavolo è? Ok, ora si inizia a cosa serve. Le ossa a agganciarti per il proprio. Quella statua è sinistra. È un marchingegno complesso. Niente male. La statua si è mossa. Addio! Ma siamo normali, eh! Non ci crederai, ma le asce fanno male. Ci credo, una sciata del genere è già tanto e ti muovi sempre. Vabbè, ferma, non fare mai un cazzo, Nadine. Vai. Anzi, meno il male. Ah.
pensavo dovesse fare qualcosa. Porca miseria. Ahimè, con calma, sennò la cosa diventa lunga. E volendo anche imbarazzante. Allora. Mi fa quel movimento lì. Ok. Come ce l'ho fatta? Ok, forse ce l'abbiamo fatta. Vieni su. Arrivo, ora voglio vedere lei. Deve essere già morta. Oh, per l'amor del cielo. Un altro. Tre stelle. Con due simboli diversi. La stella. Deve capire che movimento fa. Per un soffio. Mi male. Lui fa il movimento lascia, cioè che diciamo va in orizzontale. Pensavo che quell'arti che andassero diciamo in verticale, via, davanti a loro, invece no. Ok, via. Perdo tempo. Queste cazzate. Magari poi. Per un pelo! Ma quella cazzata, sì, che sono bello. Facciamo progressi. Fai il movimento. Veloce. Vai. Ok, ma è andata bene, perché sono okay. Estinto. Su, vieni! No, ancora! Sì, qui ci metto chissà quanto, tanto so come sono fatto e so quanto tempo ci metterò più o meno. Allora, vediamo un po'. Devo capire i movimenti, perché non ho fatto caso. Ok, e fai così. Basta. Gli essi già sbriciolati in terra. Allora, quello fa, diciamo, il giro a 360, ok? Madonna santa! Però è che partono appena parto io. Quindi non è che senza male, dice, ah, posso dire. Cosa fanno? Vai, rifallo. Hai capito, eh? Ah, ho capito. Porca miseria! Comunque, oh, questo non l'avevo capito. Ok, loro si muovono ogni mio passo, diciamo, ogni mio salto. Ok, quindi ora rimuovo. Grazie, ve l'ho detto, non c'è niente. Madonna santa! Pensavo di avercela fatta, invece no! Come Pokémon. Sembrava preso, invece no. No. Via, ci riprova. Tieni d'occhio le statue e i simboli. So che in realtà ci deve pensare, probabilmente andare fino di là dritto. Ma non abbastanza! Cosa succede? Prova. No, se vado lì mi ammazza, se vado lì mi ammazza uguale. Porca miseria. A meno che. No, invece no. Perché lui lo carica così. Ok, forse ce l'ho fatto. Sì, buono. Ok. L'ho fatta, vi dico la verità, meno male, pensavo di starci più tempo. Dio, cos'è qui? Ma guarda qua. Ti va di scommettere? Ho detto che era una chiave. Ti do uno zuccherino.
Ora vediamo cosa serve. E cos'è? Un antico enigma Oisala? Oh, la la lai. Ok, forse questo. Devo formare un'ascia. Ah, vabbè, ok. Aspetta, questo no, non va. Non c'è più niente. Vai, è andato. Giro di via. Ah, no, di là. Vai, ok. Ben trovato, Shiva. E adesso? Mi va girata questa cosa. Adesso noi giriamo questo ingranaggio e vediamo che succede. Non è rischioso. Hai notato che la vita degli avventurieri è costellata di rischi, vero? Vale anche per i mercenari. Ma se tolgo la sicura una granata, io so cosa succederà. Che vita monotona la tua. Succederà qualcosa? L'hai sentito? E tu lo senti? Mm-hmm. Ma guarda un po'. Porca vacca. C'è un enorme rilievo intagliato sul fianco della montagna. E tu credevi che saremmo morte solo girando una ruota? Vantaggi del lavorare con la figlia di un archeologo. Avrai avuto una bella infanzia, eh? A tratti, diciamo. Ho imparato molto. L'impero Oisala era la sua specialità. Che ha dedicato la sua vita. Mentre io, quando cerco tesori, penso solo al guadagno. Ah, sicuro. Se la paga non è buona, io non corro rischi. Lo immaginavo. Come gestire un esercito? Una grossa responsabilità. È solo istinto. Era l'armata di mio padre. Io ho preso il suo posto. Azienda di famiglia. E l'ho quasi distrutta. Ma lo saprai. Mi pare che tu conosca bene i fratelli Drake. Sì, beh. Ne parliamo un'altra volta. E ora? Dove andiamo? Dovremmo controllare quel forte nel letto del lago. E probabilmente anche quel forte sopra le cascate. Infatti, immaginavo davvero. 1, 2, 3. Forse avrei dovuto chiederti dei Drake prima di accettare il lavoro. Non c'è molto da dire. Conosco bene Nathan. Sam già meno. Sbucava dal nulla, poi spariva di nuovo. Allora la macchina è lì. Comunque io direi che, dato che probabilmente c'è da fare. No, sono morto. Stavo dicendo, dato che molto probabilmente sembrerebbe che il capitolo comunque non sia finito qua, a meno che, quando sono in macchina, per dire. Ah, lei è saltato, non è morta, io sì, comunque. Quando arriva la macchina, arrivo alle conclusioni, ecco, perché mi sa che l'osa comunque è parecchio lunga. A meno che io non ce l'ho cosa prima. Vediamo un po' se magari quando arriva la macchina cambia il capitolo, perché mi sarebbe la meglio osa. Che sta meglio con me stesso. Dunque, letto del lago è cascato. Ricevuto. No, sembrerebbe di no. È che ora rimango col dubbio. Ehi, giusto perché tu lo sappia, Nathan Drake si è non devi più preoccuparti di lui. Che magari poi non abbia capito, magari poi inizio il prossimo episodio. Perché hai accettato? Capitolo 5. Non mi lascio mai sfuggire. Beh, mai, io vado più in avanti. Soprattutto quando il mondo intero vuole vedermi qui. Lo capisco, ma il lato positivo. C'è un lato positivo? Beh, quando i nemici hanno basse aspettative è molto più facile prenderli di sorpresa. Per quanto mi riguarda, questo lavoro è fin troppo difficile da soli. Bisogna sfruttare ogni vantaggio. Cavolo, i ribelli hanno occupato quel sito. Ma dove devo andare? Di preciso. Io nella strada l'ho fatto prima.
Siamo felici. Ok. Quindi ora si è fatto bello e ci manca questo a destra e quello poi a sinistra. Quindi sembrerebbe che ci sia un'entrata tipo via a destra subito. Ok, forse basta fare così. Hai sempre lavorato sola? Guardiamo un po'. Più o meno. A che età hai iniziato? Ero giovane. Ho imparato in fretta a illudere la gente ad essere a un passo dall'obiettivo. Per poi rovesciare la situazione. Bene. Troppo sottile per i miei gusti. Sì. Io preferisco l'approccio diretto. Sotto. L'importante è che funzioni. Sto andando bene, sì, aspetta che ho visto altri ossi. No, non sto andando per niente bene. È dietro, mi sto andando dove non dovrei andare. Credo, perché tutto un crede qui. Devo andare lì. No? Sono? Allora ci sono. Quindi dovrei salire lì. Fraser, penso. La scali con me? Meglio che resti di qua. Addio. Comunque, boh, vabbè, salgo e so cosa succede. Se poi non dovesse succedere niente, però non c'è il cambio di capitolo, concludo l'episodio, perché davvero se no si va troppo per le lunghe. Andiamo, sali un po'. Voglio salto, se muoio pace. Eccoci, Sì. Avevo protesso il braccio. Piano. Tutto ok lassù? Finora tutto bene? Sì, vabbè. Senza morire magari, Non evade. Vai, vai. Sì, è mezza comunque. Non si arriva più. C'è da rimettere. Fai vedere. Ah no, di va. Vai. Perfetto. Ti perdi il divertimento. Vai, sali. Tu manca. Siamo arrivati più o meno. A grandi linee. Sono quasi. Si può andare dentro? No. Sì. Tutti e tre i simboli in un unico posto. Bene. Cosa c'è da fare qui? Vediamo. Chissà che cos'è. C'è da aprire le finestre. No, in realtà penso che indichi qualcosa. E dietro la porta al numero 2? Punta proprio verso quelle rovine Oisala. È un'antica fortezza. Appena oltre quelle cascate. Forse indica dove devo andare. Segnerò un tridente sulla mappa. Ma mi sa che questa torre lì in realtà io devo scalarla prima, credo. E ti dice appunto i tre punti. No, niente, c'è anche il quarto. E infine la porta dell'ascia. Con quelle statue abbiamo finito. Quindi, addio. Andiamo un po'. Da casa. Prima ce n'era solo una, anzi due. Girare l'ingranaggio, adesso vado a casa solo Chloe. Va bene. Vabbè, comunque, a parte tutto, io direi di concludere l'episodio qua. E probabilmente questo, come ho detto prima, in realtà era una...
Certo. C'è una torre da scavare prima di andare in zona. Dove c'è qualcosa di scivolo, per capirci. Infatti secondo me indica dove bisognerebbe andare. Quindi uno si è già fatto e mancano gli altri due. Ora non so se sulla mappa ci sono. Probabilmente. Quanta roba c'è. Vabbè, c'è uno sbotto di ossi. Comunque direi di con quell'episodio e poi guardare poi un modino nell'episodio successivo di capirci qualcosa, insomma, in maniera più approfondita, ecco. Comunque direi che dal prossimo episodio andare a dritto, ovvero quello in alto a sinistra. E c'è il cerchio, per capirci. Insomma, questo era il secondo episodio. Siamo comunque già, poi non so quanti ce ne siano, comunque siamo già nel quarto capitolo. E niente, non ci resta, anzi non mi resta che salutarvi e aspettare il prossimo episodio. Però, come sempre, prima di lasciarvi, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così potete rimanere aggiornati su... Non mi lascio mai, rimanere aggiornati su tutti i video. Soprattutto quelli inerenti a queste tre qua. Via, vi aspetto al terzo episodio. Ciao! I'm gonna go to the bathroom.